Se le cose non vanno come dovrebbero andare, di chi è la colpa? Naturalmente la colpa è sempre degli altri. È un atteggiamento sbagliato. Innanzitutto non parlerei di colpa, ma di responsabilità, perché finché parliamo di colpa cerchiamo sempre un colpevole. E allora, anziché pensare a come possiamo risolvere questa situazione, cerchiamo chi dobbiamo incolpare. Si crea la caccia all'untore, che non serve assolutamente a niente. Invece che parlare di colpa, parlerei di responsabilità. Se diamo la colpa agli altri, non ci assumiamo noi la responsabilità di quello che ci accade. Ci sentiamo delle vittime, perché tanto non posso farci niente, tanto la colpa è sempre degli altri. È un atteggiamento depotenziante. Come mi sento se penso che quello che mi accade dipende dagli altri? Mi sento una povera vittima, sento che la mia vita non è nelle mie mani, è nelle mani di altre persone. Impariamo ad assumerci noi la responsabilità di quello che ci accade. È vero che i colpi di fortuna servono, è vero che ci sono dei momenti più fortunati e altri momenti meno fortunati, alcuni più positivi, altri meno positivi, ma dobbiamo essere consapevoli che siamo noi responsabili di quello che ci accade nel bene e nel male. Solo così ci possiamo sentire veramente padroni della nostra vita.